For once in my life, I got summer when it's me. The summer I needed so long. For once I'm afraid, I can go where I leaves me. And so I know I'll be strong. For once I can talk with my eyes, this would dream I'm alone before I knew someone like you to make my feel want you. Ah, for once in my life, I won't let sorrow with me. And I got them said it before. For once I can show, hey, I know there's answer me. I'm not in love anymore. Once I can say, this is my, you can take it. Yo, yes, I know, I got love, I can make it. For once in my life, I can summon you, need me. I can say, there's my eye, you can take it. Yo, yes, I know, I got love, I got making. For once in my life, I got someone. For once in my life, I got someone. For once in my life, I got someone, you need me. Signori, scusi il microfono, ma lo devo riprendere, ne abbiamo solo uno, siamo poveri. Pasquale Sabella, ospite di Vesper Estate, sapete che lo inseguo da 2 anni per venire alla mia trasmissione. E finalmente ci sei riuscito. Si è fatto pregare. Vabbè, dai. Grazie, no, sto scherzando. Pasquale è un grandissimo amico e fammi dire che sei un grandissimo amico di Telemonte Cronio. Sempre, da sempre. Da che sempre. Tu sei stato anche autore, conduttore di un programma che si chiamava Frizzante. Frizzante, sì, e che sì. Il mio operatore affettosissimo Michele Torrente qualche tempo fa ha recuperato. E ce l'ha fatto mandare in onda perché lui è affezionatissimo. E io gran parte di questo lavoro ce l'ho in DVD, è alle, bellissimo, alle bellissimi ricordi, ecco. Allora, intanto Pasquale, grazie. Prego. Per essere qui al Coco Loco di Carmelo Catania, ristorante, pizzeria e poi naturalmente lo stabilimento balneare che è una perla in questo panorama straordinario. Mare, dolce mare, mare, dolce mare. Allora Pasquale, noi abbiamo cominciato con un brano di Frank Sinatra che è uno delle tue punte di diamante nelle tante serate che continui a fare. Sempre, da sempre. E allora Frank Sinatra per me è il papà, è il più grande proprio. E questo è un pezzo che mi piace cantare e lo faccio, non come tanti altri pezzi che faccio di Frank Sinatra. Pasquale, 50 anni di musica, è possibile dirlo, no? 50 anni e non sentirli. Non sentire, anche perché una camicia come questa, per esempio, non la indosso. Vabbè, dai. La puoi anche portare perché sei molto più giovane di ma molto, molto. Figuratevi che mi chiamava zio Pasquale quando mi faceva le richieste dei Pooh e mi diceva, zio Pasquale, mi canti una canzone dei Pooh? E io, sì, va bene nipotino, te la canto. Trattavo Pasquale come un jukebox, non si fanno. Va bene, dai. E tu fai tante serate, ancora ti diverti? Sempre, io non mi fermo mai. Con un repertorio bello. Sì, un po' spaziamo dalla musica siciliana, Frank Sinatra, canzoni attuali dai Journalist, che è il mio gruppo preferito, Pooh, Celentano. Tommaso Paradiso. Sì, quello.
erede al trono. Fammi dire che le sedie qui sono sempre pronte per le puntate in cui non avremo un crooner come Pasquale. Chiamalo come Pasquale oggi. Devo dire che Pasquale, naturalmente, dal punto di vista musicale, nasce batterista. Ecco, io sono un batterista e anche ora la suono ancora la batteria. Dopo tanto tempo, però, giustamente per esigenze, certe volte magari mi diletto un po' a cantare. Ecco, non io questa cosa del batterista, sai perché l'ho ricordata? Perché 23 anni fa, a Tele Montecrone facevamo una trasmissione che si intitolava Ingresso Libero ed erano delle monografie. E in una di queste puntate intervistai Pasquale, il quale raccontò che lui è sempre stato molto attento alla tecnologia. E quando arrivarono le cuffie per sentire il metronomo, no? era per questo. La classica frase, l'Atalanta che fa. Lo sciacchitano medio, vada Pasquale. No, questa. Lo sciacchitano medio, che non è mai contento, vada Pasquale, gli dice: senti Pasquale, ma l'Atalanta che sta facendo? Dai, questa è bella. Questa è fantastica. Questa ce la portiamo sempre. No, perché è successo che dal 95 in poi il gruppo suonavamo tutte con le cuffie, no? Un ragazzino si avvicina e dice: scusa, ma l'Atalanta che fa? No, perché era convinto che ascoltavamo la radiolino. Senti, ecco, non... il gruppo si chiamava Feeling. No, si chiama ancora Feeling. Il gruppo praticamente nasce nel 71 con i fratelli Milioto, Pietro Alaimo, Tony Bentivegna ed io. Nasce dal 71, maggio 71. E poi non ci siamo più fermati. Nell'arco del tempo sono passati più di 30, 40, 50 elementi che non ricordo più. Ma, quindi una riunione voi non potreste farla? No, si potrebbe fare, ma... Vi arrestano per corteo non autorizzato. Corteo non autorizzato. Ma su tre persone voglio spendere due parole che mi sono rimaste nel cuore. Uno è Pietro Alaimo. Luigi Termine, grande bassista, e soprattutto Pippo Oliveri, che è stato un grande bassista anche dei Feeling. Quindi voi anche per la loro memoria andate avanti. Sì, ma soprattutto, nonostante l'età, per come dicevi, che io non la guardo mai, quando mi chiedono quanti anni hai non lo dico, io mi diverto ancora e vado avanti. Il gruppo c'è sempre. Certe volte siamo 2, 3, 5, 6, 7 elementi, 10 elementi, dipende dal d'estate, tipo... D'estate qualcuno che lavora fuori torna? Sì, dal tipo di impegno che c'è, naturalmente andiamo a suonare 4 elementi, 5 elementi, da solo, in 2, in 3, si fa quel che si può. L'importante è divertirsi. Perché si chiamò Feeling il gruppo? Feeling, la famosa canzone? No, la canzone è uscita dopo, praticamente nel... Il nome l'ha dato Lillo Volpe assieme ai fratelli Fauci che sono in America, che saluto, ciao Raimondo, ciao Gregorio, e Enzo Migliotto che pure è in America, ciao. E c'era un... dovevamo decidere se chiamarlo Free oppure Feeling, poi abbiamo deciso di chiamarlo Feeling. Feeling ci hai chiamato il negozio tuo? Sì, poi 40 anni di negozio, scusate, 40 anni, non quando so. Si parla di commerciante, commerciante. Ecco, 40 anni di negozio e quasi 50 anni di musica, perciò io totale ho 90 anni. E il tuo maestro è Emanuele Scaduto. Il grande Emanuele Scaduto, grazie a lui. Ma noi oggi vogliamo rassicurare, tra virgolette, rassicurare il pubblico, non canterà canzoni di carnevale Pasquale. No, però che c'entra? Qualche altra circostanza. Il carnevale si fa in quel periodo. 6 giorni mi diverto, do l'anima, come tutti sanno, e poi si ritorna alla normalità. Se capita la serata di carnevale anche d'estate, noi la facciamo, perché ci sono dei locali che ci chiamano per fare delle serate un po' più particolari. Siamo disponibili sempre. Ti sei divertito a fare televisione con noi? Sì, certo. Pensante c'era Tony Bentivegna pure, Betty. Andavo impupato con il papillon, capello, tanti capelli fa naturalmente. C'era la somiglianza un po' con Riccardo Fogli, però non... Eravamo ragazzi, ecco. Non... Siamo un po' noi che la facciamo adesso di professione, siamo un po' figli vostri, se posso dire. Vabbè, ma noi figli nostri, ecco, sì, va, ci sta, dai, ci sta. Ci sta. Senti Pasquale, adesso siccome parlare è bello, però poi la gente a casa vuole ascoltare anche la canzone. Un altro classico, però stavolta della musica italiana, della musica pop italiana. Sì, è un brano che di Cocciante, praticamente l'ha portato al successo Cocciante, però è di Rino Gaetano. Io faccio la versione di Rino Gaetano, A mano per voi. Buona estate. Dediche al 25, no, stavo scherzando.
a mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso. La bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito nel tempo di quando vivevi con me in una stanza. Non c'erano soldi ma tanta speranza. E a mano mi perde e ti perdo, e quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera e non come adesso nei sabato sera. Dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore dal nostro giardino che neanche l'inverno potrà mai gelare. Può crescere un fiore per questo sopra il tuo viso lo stesso sorriso che il vento crudele ti aveva rubato, che torna fedele, l'amore è tornato. Ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino che neanche crescerà un fiore da questo mio amore per te. Pasquale, sì. Sei un mito, un maestro. Un mito. Quella è un'altra. Vabbè, questa era 8-8. Quella è un'altra. Rino Gaetano è un bel omaggio che dobbiamo anche noi, dal nostro piccolo, fare a un grande artista. Purtroppo se n'è andato troppo presto. E ci ha lasciato delle perle musicali. E tu pensa a quel... dal cielo è sempre più blu, a Gianna. Pensa a quello e tanti che, altri. Pensa dai. A quello che avrebbe potuto ancora darci. Certo, nonna, era... Gianna, mi dicono, tecnicamente è, come si chiama, girarmonico di una semplicità disarmante, enorme, però con un risultato molto... Lui, la sua voce era un po' più particolare e rendeva il brano più bello, ecco, non più... Da presa, ecco, prendeva subito. Voglio parlare un attimo delle serate che tu fai. Delle serate che io sono faccio. Serate che dove la gente si ritrova, si incontra, poi è bello ascoltare anche della buona musica. Sì, sabato scorso abbiamo fatto una, non diciamo, no, Donna Carmela, abbiamo fatto tutto genere di musica che va dagli anni 60, anni 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Anche quelle che devono uscire ancora. Devono uscire già noi facevamo, insomma tutti i generi di musica, ecco, non, per accontentare, c'è musica d'ascolto, musica da ballo. Facciamo un po' tutto, vogliono latino, facciamo latino. E ora ti faccio una domanda, una domanda di una banalità sconcertante, ma te la dico. Cosa ha rappresentato la musica nella tua vita? Tutto, io vivo per la musica per me è il... Ti diverti ancora? E mi diverto, finché mi diverto lo faccio, quando non mi diverto non lo farò più.
non lo faccio più. Lo farai sempre, evidentemente, perché la musica è... Mi diverto ancora. La musica poi, tra l'altro, mette di buon umore. Sì. Quando uno è un po' così... Se la fai per passione, quando il cuore incomincia a battere e incomincia a vibrare, allora ci siamo. Quella è musica. Sei molto legato anche al repertorio degli anni 60, no? Sì, gli anni 60, io ero... Che quando si dice anni 60, siamo tutti, molti nella Vulgata, sono chiamati a pensare che si tratti sempre di Abbronzatissima, con le pinne e fucile d'occhiate. Stessa spiaggia, stesso mare, c'erano canzoni. Ci sono canzoni bellissime. Che sono belle anche quelle. Sì, sì, non... c'era Bruno Martino, no? Bruno Estate, no? Sì, però dai, era un po' noioso, però è un grande, dai, tipo odio l'estate. Io per esempio ho ripreso un brano di Maurizio Vandelli e Shel Shapiro. Sai chi sono, vero? No. Shapiro Rockets. Rockets. Il brano l'ho ascoltato, loro hanno fatto una riunione, si chiama Reunion, ecco, assieme, e hanno rifatto un 15 pezzi, uno più bello dell'altro. Io ho preso questo, ma che colpa abbiamo noi? Dico, noi che colpa abbiamo? Non abbiamo colpa. Comunque ora ve la facciamo ascoltare. Erano canzoni anche della contestazione studentesca, sì, degli anni del 68. Del Capellone, del Figlio dei Fiori Non Pensa Domani, degli Hip, c'era l'inizio della contestazione. E tu li hai vissuti quegli anni? Certo, tanti capelli fa. Mi fai ritornare sempre tanti capelli fa. A Sciacca c'era un fermento culturale, anche collegato a questo tipo di movimenti che c'erano, anche politici. C'erano, ecco. Io mi ricordo le scritte sui muri nella scuola d'arte, all'istituto d'arte. C'era un po' di movimento. Al bar si discute, la scuola va in malora. Del tipo, questa è una che mi ricorda. Poi, anche questo rimane nella storia. Sì, dai, fa parte della... Ma tu ti ricordi il primo disco che hai avuto tra le mani? Sì, che bellissima domanda. Allora, il primo disco l'ho comprato nel 1961. Un 45 giri di Adriano Celentano, è stato proprio, mi ha colpito, 24.000 baci. È il primo 33 giri, fammi la domanda, è il primo 33 giri. Ma guarda, Pasquale, il primo 33 giri. E dunque, il primo 33 giri è stato Pendulum, dei Creedence Clearwater Revival, che li amo, è praticamente una leggenda proprio. Stiamo parlando della storia della musica internazionale. Se vieni in macchina con me ti faccio ascoltare. Io ce li ho tutti e li metto dalla mattina alla sera sempre ad ascoltare e non mi stanco mai. E i Creedence non possono stancare. No. Allora, adesso ascoltiamo. Allora, ma che colpa ma abbiamo che colpa noi? Abbiamo noi? Il microfono. Noi non abbiamo colpa. La notte cade su di noi, la pioggia cade su di noi, la gente non sorride più, vediamo un mondo vecchio che ci sta crollando addosso ormai. Ma che colpa abbiamo noi? Spiegateci perché, se non pensiamo come voi, ci disprezzate come mai, ma che colpa abbiamo noi, che colpa abbiamo noi. Ma che colpa abbiamo noi?
se noi non siamo come voi, e se noi non siamo come voi, e se noi non siamo come voi, una ragione forse c'è, e se non la sapete voi, e se non la sapete voi, ma che colpa abbiamo noi? Che colpa abbiamo noi? Che colpa abbiamo noi? Ma che colpa abbiamo noi? Allora, ma che colpa abbiamo noi? Che colpa ne abbiamo noi? Bellissimo arrangiamento. Sì, l'hanno rifatto, ripreso. Con... Poi questi due erano come... E niente, sono assieme e hanno fatto... D'altronde hanno fatto la storia della musica. Sì, sì, hanno fatto un bellissimo lavoro, ci sono 12 o 13 brani, uno più bello dell'altro, tutti brani di successo, che stiamo facendo pubblicità a loro. Facciamola, tanto c'è caldo, il mare c'è, il cocoloco c'è che ci ospita, o no? Allora, non... Pasquale, tu hai una i nuovi ti piacciono pure? Certo, non guai. Lo stile, questo rap trap, magari... Sì, lo mastico un pochettino, però non è proprio... Non è nelle tue corde? No, potrebbe essere nelle mie corde, però non vogliamo tutti i soldi. Soldi. I ragazzini. No, dico. Devi ascoltare i ragazzini, i bambini la sanno, questa canzone, sono appassionatissimi. Ma tra quelli che invece sono un po' più nelle tue corde, che sono il pop. Sì, il pop, diciamo, sono i giornalisti. Quelli li amo, quelli non... Tommaso Paradiso. Ogni estate sforna. Ogni estate, anche d'inverno, non è che ormai ha trovato la via giusta per... ed è con un brano dei giornalisti che ci salutiamo, no? Sì, e puoi scegliere, guarda, faccio scegliere a te se facciamo Riccione o Felicità Puttana, puoi scegliere. Facciamo la Felicità Puttana. Uno vale l'altro. Felicità Puttana, Felicità Puttana, va bene, dai. Io voglio ringraziarti e ti do anche un bacio. Permettimi, perché sono... Lo posso dire, Massimo D'Antoni mi ha baciato. Perché io sono affezionatissimo a questa generazione di artisti locali, di Sciacca, che sono rimasti sempre amici di tutti. Grazie, perché ci dai sempre spazio a tutti. Vi lascio Pasquale. Felicità puttana. Appuntamento la prossima settimana con Vesper Estate dal Cocoloco, che vi invito naturalmente a venire a visitare per passare una serata bellissima davanti al mare di Capo San Marco. Ciao a tutti. Ciao. Cartello di calo e un bordello, meglio il traffico delle vacanze, quelle code infinite di macchine che si vedono al telegiornale, mi mettono di buon umore come gli sapri denti balneari, e cielo quando è tutto azzurro, e cielo quando è tutto azzurro, e l'aria che sa di mare, e tutti ci vogliamo notare, e tutti ci vogliamo notare. Il sole che ci fa bene alla pelle, agli occhi e alle ossa, e non ci fa pensare. Ti mando un vocale di 10 minuti soltanto per dirti quanto sono felice, ma quanto è puttana questa felicità che dura un minuto. Ma che cosa ci dà? Ma che bello sudare d'estate, ai matrimoni, all'ufficio postale, alla festa del santo patrono, quando il volante non si può toccare, e mi mette di buon umore, è come il vento sotto la maglietta, è la birra che si scalda in fretta, e
la birra che si scalda in fretta e l'aria che sa di sale, e tutti ci vogliamo baciare, e tutti ci vogliamo baciare, e il sole che ci fa bene alla pelle, gli occhi e le ossa, e non ci fa pensare. Ti mando un vocale di 10 minuti soltanto per dirti quanto sono felice, ma quanto è puttana questa felicità, che dura un minuto, ma che botta ci dà, ma che botta ci dà, ma che botta ci dà, ma che botta, ma che botta ci dà. Destro, sinistro, ritmo, ritmo, arriva la parte che preferisco, il viola arancio sopra le teste, il corpo che si scioglie col bianco. Ti mando un vocale di 10 minuti soltanto per dirti quanto sono felice, ma quanto è puttana questa felicità, che dura un minuto, ma che botta ci dà.